Un giro d'Italia che ha fatto ammirare le bellezze del territorio. Un'operazione di marketing e rilancio non basterà, questo è certo, ma è pur sempre un primo passo. L'organizzazione è stata faticosa, ma il sindaco Biondi plaude alla riuscita della manifestazione e soprattutto ha voluto ringraziare chi si è adoperato per questo. Strutture ricettive piene, a Fonte Cerreto, l'Hotel Fior di Giglia, ad esempio, si è trasformato in una sorta di quartier generale del giro. Credo che la gente che è salita qui sopra l'ha fatto consapevolmente e credo sì che sarà una bella giornata di sport e una grande campagna di promozione per la nostra città e per la nostra straordinaria montagna. Accontentiamoci di quello che abbiamo e decliniamo in positivo ogni evento che ci capita. Beh sì, è un grande regalo che insieme alla regione, all'ex assessore Di Matteo è stato fatto a questa città, d'accordo con altri comuni e con un'organizzazione faticosa, e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione. Affluenza buona e costante per le corse con la funivia, qualcuno si è avventurato anche a piedi per salire nel sentiero dei Valloni o con le biciclette per strada. Intorno alle 22 erano riscesi quasi tutti con la funivia, qualche malumore per le lunghe file, ma era ampiamente previsto. Del resto la portata della funivia, lo avevano detto, sarebbe rimasta inevitabilmente tale. Non sono mancati però i malori, un uomo a Santo Stefano di Sessanio, solo per fare degli esempi, e uno mentre riscendeva a piedi dai Valloni dopo la manifestazione, ma comunque l'intervento e il controllo delle forze dell'ordine è stato ottimo e gestito nella maniera migliore. L'affluenza continua costantemente, tanti sono saliti a piedi lungo il sentiero dei Valloni, altri dalla strada o in bici o con altri mezzi. Mi sembra che per adesso, rispetto a quanto era stato organizzato, stia andando tutto bene. Il numero su cui ci siamo un po' così organizzati tutti quanti è di 3.000 persone. E non è facile tenerlo sotto controllo perché, come dicevo prima, non tutti passano per l'impianto, quindi le persone che entrano dalla funivia sono facilmente numerabili, le altre un po' meno. Comunque stiamo cercando di tenere sotto controllo tutto, ci sono le forze dell'ordine, stanno a fare tutti quanti insieme, come sempre, un lavoro egregio.